Comunque, signori, come detto, stasera ci proviamo Curse of the Sea Rats, dopo aver finito Contraband. Era da spippolare, spippoliamolo un pochino, come detto. Diamo un'occhiatona a questo titolo che è molto interessante. L'ho visto, come detto, ci sta su... è uscito su diverse piattaforme. Attrezziamo il controller. E lo proviamo insieme, lo proviamo insieme. Diamo un'occhiatina al... alla maledizione dei... Allora, mo vedremo però in... teorica dovrebbe essere la maledizione dei topi di mare, ma marinai in sostanza. Senti il sound, anche abbastanza alto, tra parentesi. Allora, impostazioni. Partita. Dovrebbe esserci l'italiano anche, se non sbaglio. Sì. Testo combattimenti, mettiamo tremolio dello schermo, videocamera multigiocatore, c'è cioè la possibilità di giocarlo anche in multi. Infatti, secondo me questo in multi è più fattibile, eh? Multi è più fattibile perché è bello tosto. Principale. Allora, abbassiamo un po' il varie, non so cosa sia, però abbassiamo un po'. È troppo alto? Ok, abbasso così direttamente senza. Ok. Perfetto. Vai. Come detto, siamo su Switch, però dovrebbe essere uscito anche su un po' su tutte le piattaforme, se non ricordo male. 1777, costa irlandese. Una nave ammiraglia dell'esercito reale, carica di malvagi pirati e di prigionieri in attesa di giudizio, salpa dai Caraibi alla volta della Gran Bretagna. La strega pirata Flora Byrne lancia un incantesimo utilizzando un antico amuleto che trasforma chiunque si trovi a bordo. Un sorcione. Flora Byrne rapisce il figlio dell'ammiraglio e si dà alla fuga con la sua ciurma pirata. Si giunge a un accordo, l'ammiraglio offre la libertà agli ultimi prigionieri rimasti, ma in cambio loro dovranno portare in salvo suo figlio, perché come detto c'era l'ammiraglio con quelli arrestati, quindi vi salvo, vi do la grazia, ma a me dovete riportare mio figlio. Poi per il fatto che siamo diventati dei sorci ce ne occuperemo successivamente. Una cosa alla volta, una cosa alla volta. Poi ci sono diversi personaggi, si può giocare in cooperativa, si possono utilizzare nella stessa run, cioè possiamo skippare da un personaggio all'altro. Allora, Benjamin Fabbro, il nostro viaggio ha preso una piega piuttosto oscura. Questa situazione è totalmente inaspettata. Lui è l'ammiraglio, quelli sono la feccia, diciamo così. Maledetta strega, Flora Byrne ci ha trasformato in ratti e ha rapito mio figlio Timothy. Timothy ce l'ha il nome di uno che viene rapito, sempre un Timothy viene rapito. Le cose non sembrano andar meglio per voi quattro. Se anche riuscissimo a cavarcela in Gran Bretagna vi attenderebbe un processo per alto tradimento. Vi processerebbero e con ogni probabilità vi troverebbero colpevoli. E temo purtroppo che la pena per un crimine simile sia la morte, anche se siete dei sorci. Tale è il destino di chi si ribella alla corona. Il processo sarà imparziale, ma la vostra colpa è oltre ogni dubbio. Ma forse siete fortunati. La mia sfortuna potrebbe rivelarsi la vostra salvezza. Un capitano non può mai venir meno al sacrosanto dovere che ha nei confronti della sua nave e della sua ciurma. Devo restare di guardia alla nave, anche forse mettendo a rischio me o la mia famiglia. Quindi ecco la mia offerta. Portate in salvo mio figlio Timothy e sconfiggete Flora Byrne. Così forse tornano pure normali, eh. Portatemi la strega, viva o morta non importa. In cambio sarete sollevati da ogni accusa. Dunque, c'è qualcuno tra voi abbastanza folle da prendere le redini di questa missione? Come detto, vi fa selezionare il personaggio, ma poi si può skippare da un personaggio all'altro. Vedete, player one, perché si può giocare anche in quattro giocatori, che secondo me la cosa migliore è giocare in quattro giocatori. Poi vedremo perché, ma perché ci spacca nel culo praticamente. Quindi in quattro forse si riesce a fare qualcosa. Allora, abbiamo David Douglas, che è un colono americano arruolato recentemente nell'esercito continentale per combattere contro l'impero britannico. Traditore, insomma.
Poi abbiamo Piccola Bisonte, che è una cacciatrice Cheyenne, arrestata per aver liberato i cavalli di un distaccamento inglese mentre i soldati dormivano. Vabbè, un'indiana che cercava di dare, insomma, di liberare i cavalli, quindi meno danno. Vabbè. Poi c'è Bussa, che è uno schiavo in fuga dall'isola di Barbados, a capo di un gruppo di ribelli che si oppongono alla schiavitù. Onestissimo, ci sta. Poi abbiamo Akane Yamakawa, un'onna bugeisha giapponese, una guerriera dello shogunato in missione segreta in America. Però, comunque, tutte storie interessanti. Certo, questo qua è un po' il classico soldato, eh? Questa qui abbiamo l'indiana ribelle, qui abbiamo lo schiavo che cerca redenzione e cerca di liberare gli altri, qui abbiamo una giapponese in missione segreta. Come detto, poi possiamo skippare da uno all'altro. Con quale si potrebbe partire? Questo mi sembra basilare e potrebbe anche essere più bilanciato, perché naturalmente poi ogni personaggio avrà il suo stile di combattimento, le sue armi e quant'altro. È un Metroidvania, un... No Souls, mi vedo di un po' Souls per lo stile cattivo nei nostri confronti. Allora, io andrei con lo schiavo in fuga, signori. Lo schiavo in fuga mi sembra comunque una persona che ha il suo perché. Quindi confermo lo schiavo in fuga. Tutto pronto per l'avventura? Ma proviamo, insomma. Tanto calcolate che poi possiamo scambiarci con gli altri personaggi che vediamo tutti lì. Molto, molto fighi. Allora, lì sopra io cosa copro? Niente. Abbiamo in alto a sinistra il nostro livello, i punti salute e quant'altro. Ah, prendete questo amuleto. Flora l'ha perso durante la sua fuga. Magari vi tornerà utile. Io non me ne faccio nulla. Amuleto ancestrale. Ok, puoi aprire il tuo inventario. Vediamo il nostro inventario. Allora, qui abbiamo lo stato del nostro personaggione. Adesso copro le monete in oro che abbiamo. Zero, per dire. Abbiamo punti salute, poi i punti attacco, difesa, potere magico, difesa magica, energia per colpo, probabilità di critico e danno critico. Siamo a livello 1, apri per vedere i tesori che hai raccolto, non credo che abbiamo granché, infatti. L'amuleto ancestrale, vediamo cosa ci dice, niente, dettaglio al massimo, vabbè la X. Amuleto ancestrale, possiamo girarlo però. Ah, un'antica moneta asiatica dall'aspetto mistico. Perché riacquisti il suo pieno potere, è necessario recuperarne un'altra parte che è nelle mani di Flora. Grazie Kiko, grazie per i 7, per i 28, 7 di seguito, 28 in totale. Grazie, grazie mille Kiko. Ok. Allora, va bene, il nostro inventario l'abbiamo visto. Possiamo parlare... Presto, salvate mio figlio Timothy e occupatevi di Flora Byrne. O resteremo ratti per tutta la vita. Se avete bisogno di qualcosa, la mia ciurma potrebbe essere in grado di aiutarvi. Fate ritorno qui, alla spiaggia, di tanto in tanto. Possiamo eventualmente parlare anche con gli altri. Ragazzi, lasciate fare a me. Riporterò quel piccoletto indietro in tempo per la colazione. Vediamo anche l'indiano. Il mio sentiero del guerriero mi ha condotto a un'insolita strada. Non potevo immaginare che il destino mi avrebbe trasformato a questo modo. Abbiamo un obiettivo comune. Per il bene della mia missione, devo collaborare con voi. Formiamo un'alleanza temporanea. Vedi, il giapponese sempre... Per il momento siamo costretti a fare questo, però non rompete il cazzo. Quello sta... No, non volevo parlare con te, volevo parlare con quello dietro. In realtà che c'era la freccetta uguale. Non voglio scocciature, sto riparando la nave. Questi poi possiamo romper cazzo un po' tutti. Diamine, cosa vi aspettate da un ratto come Flora? Letteralmente. Sfruttare il caos a suo vantaggio e portarsi via anche il piccolo Timothy. Questo sta messo male. Alto là, nessuno può entrare per via dei lavori che stiamo facendo. Ordini del capitano. Ok, vabbè signori, iniziamo l'avventura. Lì sopra, ecco, io copro la mappa. È interessante. Facciamo che mi sposto un pochino. Mettiamoci qua. Se sa mai. Vabbè, dottor, io vado, eh. Fabbro, l'ammiraglio è stato sempre buono con voi. Fareste meglio essergli riconoscente. Senti il sound, comunque. Poi ditemi se è una chicchetta che vi garba. Io, come detto, ogni tanto vi porto qualcosa anche con one shot, un video, una live singola, tanto per dare un'occhiata. Ma quello c'ha le mutande con... Ma scusi... Non avrei mai pensato che delle mutande potessero essere usate per riparare le vele di una nave. E invece... Allora, i tasti me li dice lui o vado a caso? Così ci pariamo, credo. Così saltiamo. Così attacchiamo coi pugni nelle mani. Ho premuto L1 che credo sia la mappa.
La mappa l'abbiamo esplorata allo 0,33%, quindi poi ci fanno due conti. Qua abbiamo scorciatoie rapide, ok. Grazie Chicco, gentilissimo. Grazie per la donation, caro. La mia pizzetta mensile è sempre Chicco. Lo so, però io ce lo metto. Ormai Chicco mi viene. Grazie, grazie mille. Gentilissimo. Grazie mille per la donation. E perché la faccina poi c'ha la O così grande che ormai Chicco mi viene. Grazie mille, gentilissimo. Apprezzo. Anche perché la pizza la mangio ben volentieri. Allora, non ci ha detto niente, ma noi andiamo. Premi L per aprire la mappa. Ecco, questo me l'ha detto per saltare da rangi. Ho aperto la mappa, posso andare ugualmente? Attenzione. Ma questi sono già. Questa è ubriachezza molesta, ve lo dico, eh. Beh, questa zuppa è disgustosa. Ah, chi è venuto in mente di mettere Jones ai fornelli? Le latrine dell'accampamento non sanno cosa le attende. Se solo avesse un po' di pepe nero, aggiungendone un po' si potrebbe almeno nascondere il sapore. Cosa non darei per un po' di spezie? Quindi forse ci abbiamo la missione secondaria di mandargli delle spezie? Forse. Allora, lì c'è un tesoro lì sopra e qui credo che ci sia qualcosa che ci colpirà male. Tra l'altro anche lo stile un po'... cioè, non so di che... cartunesco, tra virgolette. Guardalo, con quale fisico. Hai ottenuto una mela. Premi ZR per aprire scorciatoie rapide. La mela immagino che ci dia un po' di salute. Va bene, per il momento non ci serve. Vediamo. Come detto, ogni tanto vedo sti titoli e... ma posso spacca pure... ah, vedi? Non ci troviamo niente, però. Ma si va di qua? Fabbro, che è il Fabbro, al momento non è qui. Tornate più tardi e probabilmente vi darà una mano. Vabbè, io vado avanti per il momento, nel senso... Sapim! Poffarbacco, nuove reclute! È passato così tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto dei novizi. Ricordo ancora l'ultimo, il giovane Jimmy. Che studente fantastico. Abbiamo combattuto assieme a Port Royal. Quel Jimmy ha fatto un ottimo lavoro, ma sfortunatamente ha perso un orecchio in quello scontro all'ultimo sangue. Dettaglio. Sarebbe potuto diventare un ammiraglio, ma senza orecchie il cappello non sarebbe rimasto fermo al suo posto. Giustamente, se, cioè, se ammiraglio col cappello storto pare no, quindi niente. A ogni modo, basta chiacchierare. State a sentire, reclute. Vuoi ascoltare le lezioni marziali del maggiore Mallory? Eh sì, vediamo, ci tengo alle orecchie, giustamente. Vediamo un attimino, ci insegnerà qualcosa, no? Ok, attacco in combo. 1, 2, 3. Bravo. Vabbè, sì, questo sì, vediamo. Poi con la pipa lì. Ci abbiamo altri insegnamenti o... saltare. Pim. Sapim. Ah, anche il gancio. Pam. Bravissimo. Ci sta. Sapim, pure qua. A debanza proprio. Ah, credo a questo dobbiamo andare a debanza. Ok. Aspetta un attimo, stavo ancora a finire lei. Ma io mi posso mettere già parato così? Aspetta, no, non potevo cliccare adesso, naturalmente. Vabbè, sono abbastanza pochi, quindi vediamo. Grazie, Dolmen. Grazie per la donation, caro. Grazie a tutto. Grazie mille. Grazie per il supporto, Dolmen. Apprezzo. Grazie mille. Allora, qua ci sono ancora personaggi. Salve. Ma sta a giocare con granchio questo? Marinaio del poker. Per tutti i granchi dell'inferno, sempre a barare. Avrà senz'altro un asso nella manica. O nella chela, suppongo.
Se solo avessi un maledettissimo asso di picche, potrei batterlo durante questa mano. Questa sfortuna nera non può durare per sempre. Asso di picche. Quindi ognuno vuole qualcosa, vedi, le secondarie, le cose da portare. Cosa c'è da guardare? Mi rendi nervoso? Non posso giocare a poker così. Scusa, se però se trovo l'asso di picche te lo porto. Abbiamo trovato dei soldi per ora. Vabbè, arrivederci, cavo. Sapim. Sì, però non troviamo niente in queste casse, scusa. Prendetevi cura di voi. Flora e la sua banda di manigoldi stanno creando un esercito di mostri. Mi sa che questo cancello già lascia intendere che... Vabbè, inizieremo a prendere badilate, no? E mica stiamo qui per gigioneggiare. Eccoci qua. Oh! Attenzione, subito i granchi! Di cattiveria. Allora, aspetta che già... Vediamo dove andiamo a finire qua. Poi capiremo un po' le strade e tutto. Hai visto, cioè... A posto, vai. Soldi che non fanno male. Da qua dove si esce? Magari qualcosa di nascosto, qualcosa di... Ci sono parecchi caricamenti, devo dire la verità. Non so se... Roberts, addirittura ha aperto una bottega? Ah, giovani, sono il timoniere, mi occupo delle scorte e delle provviste. Vorresti comprare qualcosa? Oh, perché quei musi lunghi non pensavate mica che fosse gratis, eh? Abbiamo perso buona parte del carico e delle provviste durante il naufragio. Quel che è rimasto deve essere razionato. Ma non sono mica senza cuore. Possiamo valutare un accordo commerciale per sicurezza. Diamo un'occhiata. Fammi vedere che c'hai. Una panacea saluto. Allora, un po' da salute. Fischietto del ritorno utilizzato per tornare alla bottega di Robert. Si rompe dopo l'utilizzo. Vedi. C'è qualcosa dei Souls, insomma, anche negli oggetti. Ripristina gli alberi delle abilità delle professionali della magia. Lana di Robert. Un gomitolo di lana a scarsa qualità. Gomitoli di lana pregiata. Ah, al momento non prenderei niente. Nonostante sia rovinata e arrugginita, questa lampada è ancora in grado di illuminare una stanza. Allora, a parte che i costi di tutto sono spaventosi, potrei comprare qualcosa al lato salute, ma al momento famo niente. E vabbè, al momento vado, poi nel caso se... Ma dove se n'è andato Walter? Walter? Se c'è un fannullone al mondo è quel ragazzo. Se non si sbriga con quel ponte, non vedremo mai più un treno merci. Treno merci. Se lo vedete, ditegli di darsi una mossa, o lo metterò a bruciare patate, a sbucciare patate per un mese. Dannazione. Grazie Berga, grazie per i 10. Bonsoir. Bonsoir. Di qua non c'è niente. Ah no, in realtà anche qua si va. Vediamo. Sì, stilisticamente, come detto, mi garbava molto. Ma poi anche lo stile, anche lo stile era molto, molto intrigante. Allora, alla cosa di Robert ci arriviamo anche da qui. Ok. Perfetto. Vabbè, ripassiamo qua. Grazie anche ad Armaduc per 21. Bonsoir, bonsoir. Grazie, grazie mille per la resub. E come detto, sì, i caricamenti sono abbastanza lenti. Però calcolate che può essere pure che perché è la versione Switch, eh. Sicuramente su altre piattaforme, se in linea teorica, dovrebbero essere un po' più veloci. In linea... Aia. Oh. E levate. Porco due. Però cazzo, me l'ha tolta di vita. Mortacci sua. Ci arrivo là? Non così. Ah, forse... Potevamo non rompere quel barile? Non lo so. Potevamo fare un... Potremmo sbloccare il salto doppio? Non lo so, uguale. Vediamo. Grazie, Matt. Grazie mille per i 25. Grazie mille. È partito anche l'hype train. Quindi, se volete, vai, de bomba. Un momento. E ora che succede? Lo stile è fighissimo, comunque. Alto là. Chi sei, fantasma? Non sono un fantasma. Un po' di educazione. C'è anche il sarcasmo in generale. Sono Wu Hyun, emissario dello Shen, dei mari del sud, e non vedo l'ora di uscire dall'amuleto. Ancora magia? Che giornata di merda. Quasi tutte le cose del cielo e della terra vanno oltre la vostra capacità di comprensione, ma cercherò ogni modo di spiegarvi. Mi spieghi. Vediamo. L'occhio del serpente ha viaggiato per secoli attraverso tutto il mondo, passando di mano in mano.
che è l'amuleto. Abbiamo sempre offerto la nostra benevolenza a chi è in possesso dell'occhio del serpente. Guarda, volevi di sordi. E abbiamo sempre addebitato un prezzo onesto per questo. Tipo è morto poi nell'acqua, va bene. Alcuni hanno tentato di distruggerlo, ma l'occhio del serpente resta dov'è e osserva il mondo. Recentemente Flora Byrne ha rubato l'occhio del serpente nei Caraibi. Però pure lei è diventata un sorcio. Flora ora sta iniziando a gestire il potere che ha tra le mani e le sue abilità crescono a velocità impressionante. Perché quando abbiamo visto la schermata che portava via Timothy era un sorcio pure lei, mi sembra. Quindi forse ha usato il potere ed è stata sorcizzata. Mia nonna mi raccontava ma che voce c'ha Abus? Mi raccontava sempre dell'asce, l'essenza che permea ogni cosa, ma pensavo si trattasse di semplici favole della buonanotte. Ora so che la magia esiste davvero. Sì, c'è anche su PlayStation, dovrebbe essere su tutte le piattaforme se non vado errato. Ma come facciamo a sapere che non sei un Orisha malvagio al servizio di Flora? Basta così, non ho tempo per le chiacchiere, ogni minuto è prezioso. Flora Byrne ha l'anello, l'altra metà dell'occhio del serpente, da cui fu separato quando venne lanciato il potente incantesimo. È ancora in debito con me e ho intenzione di riscuotere il mio pagamento. I miei poteri sono estremamente deboli senza l'anello, ma in questa terra sento scorrere della magia antica e potente. Radunate tutta l'energia spirituale che potete e vi aiuterò a recuperare la vostra forza. Vi ricompenserò con enormi poteri e... questo probabilmente ci fa livellare. Forse riuscirò a riportarvi alla forma umana. Perché vedete che quando abbiamo ammazzato Ertobone che abbiamo incontrato abbiamo raccolto delle sfere blu. Devo tornare a casa, Orisha. Ti aiuterò perché ne ho un urgente bisogno. Non sprechiamo tempo. La strega guadagna terreno ogni minuto. Perfetto. Ricordate che i vostri amici prigionieri possono aiutarvi. E ora il mio primo favore. Risveglierò il vostro elemento interiore. Che sarebbe? Hai ottenuto una nuova abilità. Potere magico. Parla con me per recuperare la tua salute. Sbloccare attività e cambiare personaggio. Ah, abbiamo recuperato anche la salute. Quindi posso sbloccare personaggio qua. Grazie Mgatsu, grazie per i 4. Grazie mille, grazie mille. Però il potere magico che ci ha sbloccato serve a ok. Penso ce lo spiegherà dopo. Comunque vedete qua se clicchiamo sul soggettone, vedi, voglio migliorare le mie abilità, scegli il tuo eroe e no grazie, arrivederci. Quindi poi possiamo cambiare anche personaggio. Allora, migliorare le abilità non so se possiamo. Però andiamo a vedere l'albero delle abilità. Ottieni la tecnica del blocco. Non subisci danni fin tanto che continui a bloccare, ma non potrai muoverti. E in realtà questo è quello come una tartaruga. Questo ce l'abbiamo già sbloccato, ok. L'altro è colpisci il terreno con forza e crei un'onda d'urto che infligge danni magici. Onda potente. Allora, questo era la parata, ok. Ah, questo già sbloccato che prima non avevamo. Con X, questo è già sbloccato. Poi abbiamo aumenta la tua difesa magica di 5. Non possiamo, potere ma... costa tutto troppo. Però, anche per vedere un attimo l'albero delle abilità, aumenta il tuo attacco del 5%. Aumenta la probabilità di critico. Quando la tua salute è scarsa subisci meno danni. Fai una pausa, ok. Aumenta il tuo attacco del 5%. Puoi recuperare 100 PS, respiro. Che queste sono abilità, immagino. Queste cerchiate così più grandi sono abilità. E queste altre qua sono passivi. Bene, bene, bene. Vabbè, per il momento no, continuiamo con sto personaggio. Capiamo un attimino come funziona. Così parliamo. Poi vediamo anche l'altra abilità che abbiamo. Intanto vediamo di prendere un po' di botte a destra e a manca. Ci siamo, che fa... non prendi botte. Come è partito l'hype train, signori? Approfittate. Madonna santa. Premi per sprigionare il tuo nuovo potere. Ricordati di ricaricare le tue gemme del potere attaccando i nemici. Ok, quindi il nostro nuovo potere è con X. Quindi questa pim. Sì, non gli ha fatto un cazzo però. Porco due. Madonna. Aspetta. Merda, siamo morti tantissimo. Aspetta, no, eravamo praticamente morti, quindi torniamo un attimo dal tipo, oddio, però sti caricamenti così, un po' una rottura di coglioni, perché
come detto, probabilmente sono legati al fatto della Switch, non per altro. La Switch sì, un po' più datata, quindi diciamo non è proprio immediata. Però mi piaceva da Switch, anche per portabilità magari, come detto, visto che era un one shot. Anche con la Steam Deck, per carità, si poteva fare, però sti cazzi. Non li faccio nientissimo. Aia. Vabbè, ma mi toglie mezza vita. Vabbè, famo che sedamo. No, ma io non riesco neanche... Pam! Aspetta, forse così. Pam! No. Pam! Ha perso la vita, ma per forza. Ma che stai fuori? Pensavo con la panzata magari, ma... Ok, già siamo partiti che... Devi continuare a umiliarci a questo modo? Vabbè, è necessario, proprio. Con quale cattiveria? Ci segna sulla mappa dove siamo morti, molto bene. Ma non è colpa mia, scusa, questo è cattivissimo, il granchione. Abbiamo recuperato... le nostre cose, ma... Proviamo così. Lui ha le braccia più lunghe. Neanche parandoci... No, neanche parandoci, ok. No, stavo provando a pararmi per capire se funzionava. Non funziona. Ma un'arma ce l'abbiamo, qualcosa di più cazzuto, perché così... Se non fossi bloccato nell'amuleto ti mostrerei un paio di cosette. Vaffanculo, va, guarda questo. Sì, stasera abbiamo finito Contraband. Vabbè, mi sa che... Mo proviamo a fare... Saltelli sulla testa, perché... Ma ci facciamo male noi? Allora, no, vorrei provare a vedere. Allora, per carità, lui quando attacca si vede, ma io non riesco a muovermi perché è troppo lento, perché... Cioè dovrei fare così. Colpo e via, colpo e via. Però è lento. Voglio ancora proseguire un attimino con sto personaggio per... Poi magari cambiamo. Oddio, in realtà, aspetta, facciamo una cosa. Effettivamente, siccome sarà una live così, one shot, magari diamo un'occhiatina. Guarda, in realtà proviamo un altro eroe. In linea teorica, però, voglio capire anche se... L'altro che mi intriga in realtà è la giapponese, che potrebbe avere qualche arma. Una katana, qualcosa. Vedi, ce l'ha qualcosa. Immagino che l'albero delle abilità sia uguale per tutti i personaggi, perché sennò migliorare uno per uno, infatti, è identico. Ok, perfetto. Perfetto, quindi avere l'albero delle abilità ci sta. Questo. Vediamo se magari possiamo stare un po' più lontani. Qua naturalmente i nemici non è che li ammazzi e li ammazzi. Ricicciano! Cazzo. No, è la Madonna però. No! Cazzo. Non gli posso fare il colpo, il triplo colpo, perché... Aspetta, sbaglio. No, che cazzo fai? Vabbè, vaffanculo. No, i caricamenti sono troppo. Se è così il gioco, i caricamenti così sono troppo lunghi, perché uno cerca di fare una strategia di dai e vai. Mo ci dobbiamo far ammazzare, perché ando cazzo andiamo così. Cioè, se l'ammazzo comunque ho poca salute. Io prima sono tornato indietro appunto perché avevamo poca salute. Vabbè, poi in realtà devi studiare il personaggio, perché il personaggio e i nemici, cioè, per dire, questa è una merda da eliminare. Mo che hai capito come si fa subito. Però ormai stiamo già morendo, quindi... Questa è nemica? Credo di sì. Orco due. Ah, però ha recuperato... Come cazzo abbiamo recuperato salute? No, ma hai buttato il drop là dentro, cazzo. Ma fighissimo, comunque. Cioè, anche lo stile. Adesso sto vedendo il personaggio, il vestito e tutto. Sta fatto bene. Per quanto sia un sorcio, insomma, però. Ok. Percepisco della magia potente in questo posto. Forse puoi sfruttarla. Trova altre porte ancestrali per teletrasportarti in altri luoghi. Sì, abbiamo livellato, siamo a livello 2, è vero. Quindi qua ci teletrasportiamo. Naturalmente ti puoi teletrasportare quando trovi gli altri. Vuoi aprire questa porta ancestrale per 200 punti energia spirituale? No, grazie. Ci costa pure tanto sto teletrasporto, però, eh. Insomma.
E... cado male, muoio. Sì. Oh merda. Ah no, qua è dove... sì, siamo tornati parecchio indietro. Però calcolate che facendo così andiamo anche a livellare, quindi ci può stare come cosa. Va bene, ci sta, ci sta. Dobbiamo recuperare però tanto per livellare. Potrebbe essere più infognante del previsto questo titolo. Anche se, come detto, già ci ha ammazzato il primo sorcio. Facciamo che ci recuperiamo un po' di salute. Grazie Gabriele, grazie mille per i 30, gracias. No, ancora non abbiamo abbastanza monetina per migliorare. Anche il fatto delle monetine mi sa che si perdono. Però organizziamoci bene. No vabbè, personaggi alla fine pure gli altri. C'è uno stat semplicemente. Ma pure lei fa l'attacco. Ah vedi, lei lo fa così. Poi dobbiamo vedere anche l'attacco speciale che c'ha. Cosa fa? Allora questa merda. Arco 2. Ma poi ti tolgono tantissimo, cazzo. Cioè guarda là la salute. Un attimo è stato. Forse sotto c'era una cassa da aprire vedendo la mappa. Vabbè, tanto qua si può tornare avanti e indietro. Oh, ma che è nemico? Che cazzo? Ma tutto ci attacca, pure le gozze. Che se fa così? Zapim! Merda! Nuovo livello, va bene, ottimo. Almeno recuperiamo pure la salute. Magari all'inizio si livella più facilmente, poi... ok, qua dietro. Ok. Una parrucca bionda. Sembra la parrucca... i capelli di Imen. E come la uso la parrucca bionda? Scusate per sapere. Borsa dei tesori? Sì. Non ho intenzione di indossarla. Dettaglio. Parrucca bionda. Una strana parrucca. Per quanto sia sciocco, si dice che conferisca il potere di Grayskull. E infatti è quella di Imen. Il potere di Grayskull è quello di Imen. Era uguale. È particolarissimo come capello. Quindi subito mi aveva... ok, qua andiamo pure avanti o no? Possiamo tornare indietro. Attenzione che qua penso che ricicciano i nemici, no? No, forse è così, no. Ok. Non so se qualcuno potrà utilizzarla, ma... ci sta. Che adesso è badilate mortacci, tu a te. Andiamo avanti. Ah, così? Ok. Un'altra mela. E dove vado? Allora, la strada sopra l'abbiamo fatta. Merda! No, no, devo andare dall'altro lato. Aspetta che qua non abbiamo più spazio. Levati dal cazzo. Vediamo se possiamo livellare, no? Pure per sbloccare. Ok. Ce l'abbiamo. Ok, ok. Possiamo, credo, fare un livello. Ci sta come cosa. Però noi avevamo lasciato una strada molto prima, mi sembra. Mo andiamo a vedere pure la mappa un attimo. No, qua... ah, si scendeva forse da là. C'erano due parti dove si poteva scendere. Va bene. Però, vediamo se riusciamo a sbloccare un'abilità. Sapete che potrebbe essere intrigante, comunque. Vediamo. Allora, potremmo sbloccare l'attacco del 5%. Costa 300. 4,50. Questo altri 300 si potrebbe... aumenta il potere magico di 5. Questa è roba magica e quella è roba cattiva. Mano a mano. Allora, vabbè, intanto sblocchiamo questo, che facciamo un po' più di danno, che non è male.
Questo è migliora la concentrazione durante lo scontro, aumentando i danni fisici inflitti del 15% per 15 secondi. Questa, come detto, è un'abilità. Questa passiva, probabilità di critico 4,50. Dobbiamo livellare ancora un pochino, però ci sta. Va bene, continuo ancora con questo personaggio. Poi, oh, può essere pure che ci sarà un'altra occhiata, un'altra... un altro spippolamento. Non lo so, vediamo. Ok, qui. Oh, piano piano si fa. Attenzione. Merda, questa stronza di cazzo. Vaffanculo. Allora, sì, in linea teorica. Allora, da sotto ci siamo passati, però prima siamo arrivati qua, quindi dobbiamo scendere più avanti. Almeno così sembra dalla mappa. Proviamo. Da qua si può scendere. Interessante. Basta tenere la giusta distanza e vediamo di farci inculare. Ok. E... ah, non c'è passa qua. Beh, ho trovato un po' di soldi. Va bene. Proseguiamo qui. Ah, da qua, ok. Ah, qua però penso che si risalga... sì, ok, ok, vabbè, si risale dove stavamo prima. Hai ottenuto un panino gustoso, che penso sia, vabbè, roba che c'è da salute, va bene. Pure le musiche sono fighe comunque. Timothy, aiuto! Attenzione! Dacci l'anello e il bambino, Flora Burn. Non spingermi a dartele come l'ultima volta. Ah, quindi già si sono scontrate. Vedi, pure lei, Flora, è diventata un sorcio, quindi è giusto. Saluto, un saluto a chi va. State scherzando? E voi sareste il meglio che Fabbro è riuscito a mandare sulle mie tracce? State sprecando il mio tempo. Panzo, sbarazzati di loro. Ciao ciao, ratti. Guarda che pure tu sei un sorcio, eh. Vediamo chi è sto panzo. È panzo. Bene, bene, guarda cosa abbiamo qui. Dei piccoli ratti in cerca di guai. Ma siamo tutti ratti. Ho passato così tanto tempo su questa nave che non riesco neanche a ricordare l'ultima volta che ho partecipato a una festa. Ma sembra che stavolta sia la festa essere venuta da panzo. Vi va di ballare? Mi stai intralciando? Perché non ti fai da parte? Così evito di doverti sfigurare. Vi rivolterò così rapidamente che riuscirete a mordervi le orecchie da soli. Panzo, boss fight. Attenzione. Madonna. Sì, ma non puoi in un colpo solo toglierci tutta questa cazzo. Oh, la madonna. Niente, siamo già morti. La madonna. Però è bellissimo. Cioè, mo, a parte tutto, in questi 10 secondi, forse anche meno, già il moveset del... cioè, non so se avete visto panzo, però il movimento della panza, ma anche i salti, le cose. Figato. Figata. Però non credo ce la faremo mai nella vita, da come ci ha asfaltato nell'arco di 10 secondi. Anche meno, diciamo. 10 secondi se vogliamo essere generosi con noi stessi. E mo niente, deriva tutto. Per arrivare a panzo che... espanza. Non so se si può attaccare pure. Sì. Ah, se toglie solo. Vabbè, vabbè, proviamo a fare una cosa veloce. Scusa, eh. Ah no, cazzo, devo andare sopra. Ah, è vero, io posso attaccare pure da sotto. Vaffanculo, allora.
Insomma, non la vedo benissimo, eh. Non la vedo per niente bene. Ma la mela e il panino dobbiamo comunque usarle quando con cognizione di causa. Mo non avrebbe senso sprecare le saluti adesso. Le saluti, le cure adesso che non abbiamo la più pallida idea di come si comporta l'avversario. Prima dobbiamo capire come si comporta il boss. E poi, una volta che capiamo che possiamo più o meno essere in grado di affrontarlo, ci giochiamo pure le cure. Il problema è che, vedete, io adesso qua vado a recuperare le... mi viene da dire le anime, però i cosi per livellare, ma... me ne posso... però no, ce ne possiamo pure riandare. Questa è una cosa che mi piace. Non devo battere il boss per recuperarle, ma posso pure arrivarci vicino e me do. Perché sennò sono perse per sempre. Però, proviamo. Allora, proviamo... lei ce l'ha il... ah, lei... bellissimo, orco 2. Madonna santissima, questo si apre il culo. Allora, però gli abbiamo tolto un terzo della vita. Non ci abbiamo capito una sega, ma abbiamo tolto un terzo della vita. Va bene, va bene. Ci sta. Ci può, cioè, ci sta. Sarebbe meglio. Non metterei mai le mani sul floor. Stai calmo, però. Piano piano, no? Con calma, stiamo... siamo tranquilli. Tra l'altro, una cosa che non ho notato, se abbiamo livellato, se quando abbiamo livellato ci ha aumentato anche i parametri tipo salute. Dobbiamo arrivare là che abbiamo la salute al massimo, perché se no non andiamo da nessuna parte. L'avevamo quasi. Vorrei evitare la mamma puttana, vorrei evitare sta stronza di merda. Cioè, ma un colpo ci ha tolto 50 di vita, cazzo. Ce ne abbiamo 150 di vita. Quindi già un terzo di vita l'abbiamo perso così. Se usiamo la mela è sprecata. Mannaggia la puttana. Non lo so. Mi sa che conviene... un livello forse riusciamo pure a farlo, però, eh. Se ammazziamo questo e torniamo indietro. Merda. No, vabbè, torniamo indietro per forza ormai. Per forza, per forza. Andiamoci a ripiare le animelle. Cazzo però, eh. Sperando di non averle perse troppo lontano, perché se le abbiamo perse dall'altro lato è un problema. Dobbiamo cercare di morire dal lato più vicino all'uscita. Sì, perché adesso no, non le recuperiamo. Cioè, non le recuperiamo nel senso è meglio che... vediamo un attimo come... però aspetta, eh. Vedi, basta. Cazzo, quello lo potevamo evitare, eh. No. La madonna, due colpi solo ci ha dato. No, si può fa, si può fa, si può fa. Si può fa, si può fa. Ok, ok. Però vedi, poi piano piano inizi a capire un pochino come funziona. No, dall'alto non attacco perché ci colpi, cioè una volta che scendiamo ci fa danno. Quindi no, l'attacco dall'alto non è utile. Dobbiamo andargli alle spalle. Però siccome salta abbastanza bene, se può fare secondo me. Oh merda. Stronza bastarda comunque. La madonna. Catramata. Guarda che... no, do cazzo vado. Oh, questa sempre mi becca. Mannaggia la puttana, eh. C'è un cazzo da fare. Vediamo, sono... vabbè, facciamo una cosa. Azzarderei... grazie Jack, grazie per i 24, buon anno, buon anno. Buona doppia candelina, Jack, grazie mille. Grazie per la resub. No, perché se riusciamo, magari poi
Possiamo pure livellare se... prendiamo un bel po' di 5,54, insomma. Dovremmo morire, come detto, dal lato dell'uscita. Sarebbe più comodo. Adesso però le riusciamo a recuperare queste. Perché se poi si muore qua, si può riprendere e riuscire. Si fa, si fa. È infognante comunque, è infognante. Stavolta siamo... no, siamo morti precisamente dove sta lui. Proviamo, signori. Posso dare due colpi, però. Cazzo, volevo usare l'attacco bonus, ma... bella mamma bonus. No, che cazzo fai? Vabbè, no, era fattibilissimo, ok. Vedi, basta capire il moveset e poi se può fare. Farabutti, avete vinto solo perché stamattina non ho bevuto il mio caffè ed è solo una giornata storta. Tutto qui. Non importa quanto vi diate da fare, non riuscirete a fermare i piani di Flora, patetiche nullità. Ci incontreremo di nuovo e assaggerete il vero dolore. Oh, mo sì. Hai ottenuto molare d'oro inferiore. Interessante. Potrebbe esserlo, ma anche no. Attacco 32. Noi sapevamo quanto stavamo, quando stavamo a zero, non lo so. Ma il molare è un... no, non è un... un vecchio dente placcato d'oro. Dettagli, possiamo venderlo. Che ne... un molare inferiore placcato d'oro che Panzo ha perso durante la sua fuga. Senza dubbio Panzo continuerà a passare le sue giornate mangiando con i denti veri che gli restano. Può essere, se va bene, non so. Ok, ok. Sì, il livello rimane quello, sì. Sono, condividono le abilità, tra virgolette, nel senso il, l'albero delle abilità è comune. Allora, qua magari lo togliamo un po' dal cazzo, non ci arriviamo neanche, quindi. Che mi stavo aspettando qua dentro sto pezzo di merda? Vieni qua, che sennò... se t'ammazzo, eccolo. E Sabim. Bravissima. Attenzione alle sorprese. Merda. Vorrei livellare se fosse possibile. Cioè, vorrei ritrovare il tipo della, dell'anello, magari prima di morirci male. Puoi effettuare un salto sul muro contro alcuni muri per raggiungere luoghi più alti. Sapim, sapim, sapim. Bravissimo. Oh, comunque più infognante di quello che mi aspettassi. Ho detto una partitina così, tanto per provarlo, perché stilisticamente mi aveva intrigato molto, però mi sa che questo è infognante, infognante forte. Vabbè, andiamo a vedere sopra che c'è. Oh no? Ok, non si sa mai che c'è qualche cosa nascosta, sai com'è? Sti giochi di... merda. Ti infrascano sempre. Sapim! Vedi, dall'alto è una merda. Codue, dall'alto che fai così, a caso? Potrei mangiare la mela, ma... nuovo livello, perfetto, vedi? Abbiamo fatto bene a non mangiare la mela, che avremmo buttato un recupero di salute a gratis. Qua si riscende anche. E poi si va avanti là. Bisogna studiarsi un po' la mappa in realtà, però. Eccolo. Dai. Vuoi aprire questa porta ancestrale per 200 punti di energia spirituale? Ma aprirla... ah, forse attivarla. Per poter viaggiare devi sbloccare un'altra porta ancestrale. Cazzo, io quell'altra pensavo che i 200 erano per... non per sbloccarla, ma per...
Porca troia. Ma per utilizzarla. Merda. Quindi l'altra non ce l'abbiamo perché non l'ho sbloccata. No, sembra un po' da definire. No, è fatto apposta. Grotta del pescato. No, secondo me qua non va a finire male. Aspetta, andiamoci a recuperare prima l'altra zona. Sì, ora che ho livellato, prima eravamo a 31 di attacco, 32. 35, comunque sì, aumentano le statistiche di livello in livello. Che pirla che non ho sbloccato quella là. Però ero convinto che mi dovevo spendere quella moneta per viaggiare, non per sbloccare il portale. Pessima scelta quella di non sbloccarlo. Aspetta, prima di spawnare qua. No, aspetta, non me ne prima spawnava. Qua pure si scende o ci moriamo male? No, si scende. Oh, merda. Ok. Qua è da dove siamo venuti prima, sì. E proviamo a scendere. Vediamo dove si va. Tana del ratto volante. Mi sa che tutte e due queste zone sono zone molto stronze, no? Me devo buttare sotto? No, non ci penso neanche per il cazzo. Per piacere, mi fa spawnare il tipo della salute. Gentilmente. Quelle casse messe così, però non è possibile. Aspetta, poi sono pure strade un po' particolari. Aia. Ah, guardalo e... Cazzo. Sono morto comunque. Madonna, impicchiata. La madonna però. Ma dobbiamo venire qua per recuperare tutto? Penso di sì, perché penso che si perda tutto. E questo è un problema. Da qua si riparte? La Madonna incoronata, te lo posso dire? No, non perdiamo tutto però. Ce ne abbiamo 974. Ne perdiamo... la metà? Però vorrei andare a vedere l'altro portale. Dove era? Vi ricordate? Dove stava Robert? No. È perché se sblocchiamo il portale, signori, arriviamo più vicini là. Ma mo non mi ricordo dove stava. Merda. Stava in alto però, se non mi ricordo male. Allora, qua sopra non si va. Vediamo. Non mi ricordo precisamente dove stava e dove abbiamo parlato, mi sa, per la prima volta con questo. Quindi stava comunque nei paraggi del... Vediamo. Ci dobbiamo rifare un po' la zona. L'unica, ecco, rottura forse è il fatto dei caricamenti, che sono un po' lentini. Forse è stata da ste parti o più avanti. Secondo me più avanti. Sì. Direi di sì. E quindi. Proviamo da sopra qua. Vediamo. Proviamo a ribeccarlo. Cioè, più che altro perché almeno ci possiamo teletrasportare. Ed è comunque una strada più veloce di quella che abbiamo fatto noi prima. Ma tu c'hai qualcos'altro da vendere? Fa vedere già che stiamo qua. Ah, vedi, questo qua praticamente ti resetta le abilità. Ma non... cioè, non c'è niente che potrebbe sembrare interessante al momento.
momento. Sì, come detto, per i caricamenti in realtà non so, non avendo provato le altre versioni, non so se magari versione altre console o versione PC sia più veloce. Immagino di sì, immagino di sì, perché i caricamenti possono anche stare, però altri magari. Ma qua non c'eravamo venuti effettivamente, però era una stanza. Forse è la stanza blu indicata là. La stanza rossa potrebbe essere la boss fight. La stanza verde dove si salva, e la stanza blu dove c'è il teletrasporto. La stanza viola dove c'è il venditore. Ok. Questo sta a dormire. Vabbè, lasciamolo perdere. È possibile. Potrebbe essere così la cosa. Vabbè, cioè che ci stiamo. Aia. Ti fai ammazzare, ti ammazzo io dopo che sei rinata, eh? Te lo dico. Saluto, saluto a chi va. Hollow Knight sì, sarebbe da spippolare. Come detto, anche quello mai dire mai. Ho recuperato, come dicevo, la Collectors per Switchona. Quindi. Allora, da qua si andava sopra, giusto? Cioè, da davanti si andava sopra? O da prima? Da prima. Che cazzo ci eravamo arrivati sopra dove c'è la segna blu? In un modo o nell'altro ci eravamo arrivati, però. Non mi ricordo. Forse da qua dove stava la tipa. Sì. Vabbè, ci ha fatto meno da. Questo che fa lo lasci. No! Cazzius. Sai che era qua, eh? Dai, almeno questo. Se ci riusciamo. Che in realtà poi potevamo anche livellare già da subito, se non sbaglio. Però siccome volevo tenere. Ok, sì. Perfetto, quindi adesso ci possiamo teletrasportare qua. Lì è dove eravamo morti. Lì sotto, mo cerchiamo di andarci a recuperare le animelle o quel che è. E vediamo un pochino. Poi sì, si potrebbe livellare in modo interessante, perché ne abbiamo un po' di cose. Sia lato. Ma io andrei più zona attacchi normali che quelli magici. Sicuramente pure lato magia ci saranno cose interessanti. Però non so se c'è il danno da caduta, tra parentesi, che non abbiamo provato a vedere. Eravamo scesi qua, se non sbaglio, però. Sperando di non morirci di nuovo. Abbiamo capito che il bagarozzo col teschio non riusciamo ad eliminarlo, quindi dobbiamo trovare un'altra solution. Era qui, no? O con l'abilità o lo skippiamo direttamente. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bravi tutti. Anche se in realtà ci ha ammazzato il piccione, però. Aspetta, dove eravamo andati? Qua a destra, ok. Vediamo. Allora, il primo proviamo ad attaccarlo con. Aspettiamo che torna qua. Se no ce lo skippiamo. No, però questo. Vediamo. Vieni qua. A pezzo di merda. No, non l'ha pianto manco, quindi figurate. Ok. Cazzo, in un modo o nell'altro me lo devo togliere dai coglioni. Però comunque un minimo colpo che ti danno ti tolgono una madonna di salute, eh. Cazzarola. Qua pure si scende, eh. Dobbiamo capire pure dove dobbiamo andare. Dobbiamo sbloccare assolutamente un'altra volta quello là. Per... ho paura che arriviamo tipo subito a un boss o una cosa del genere, perché... cioè, il punto di salvataggio vorrei sbloccare. Senti poi il sound. Salve. Lo
Ne ho abbastanza dell'esercito, sai? Questa storia di continuare a ricevere ordini di continuo non fa per me. Mio cugino diceva che arruolandomi avrei girato il mondo, ma quell'impiastro non ha specificato che avrei dovuto svegliarmi presto ogni giorno e farmi comandare a bacchetta da un ammiraglio acido. Voglio essere libero, navigare le vastità dei mari e sentire la brezza nella mia barba, che non hai, più o meno. Voglio bere rum, svegliarmi a mezzogiorno e non dovermi mai più scrostare il ponte di una nave, non dover. Voglio essere un pirata. Perché mi guardi così? Lo so, non ho davvero l'aspetto di un corsaro, ma con qualche aiuto andrà meglio. Sarò il più grande pirata di tutti i tempi. Devo solo recuperare alcune cose per essere un pirata. Ho fatto una lista, volete vederla? Barba lunga, uncino, vestiti da pirata, pappagallo di pezza. Datemi una mano, se lo farete sarò in debito con voi per sempre. Potete aiutarmi a recuperarle? Ma questi non ce le segna sulla mappa però, E questa è cattiveria. Se ci segnava sulla mappa questi qua dove dobbiamo portare cose secondarie sarebbe una cosa molto utile. Non ce l'ha fatto fare. Qua moriamo? Credo di sì. Credo di sì. Sentiamo il pipistrello. Allora, aspetta perché qua vorrei pure capire. Ah, ok. Facciamo quindi così. Si potrebbe... Facciamo... Scusa, aspetta un attimo. Però di là si passa in un modo o nell'altro. Non so se si torna o se si va. Però, scusa, come cazzo ci si va di qua? E qua non sa, non fa neanche il doppio salto, quindi... Cioè il doppio salto neanche contro il muro. Là non può andare. Ci sarà un altro inghippo dall'altro lato. Quindi qua immagino che dobbiamo... Sarà a tornare indietro. Ok. Allora, si poteva scendere sia da qua che dall'altro lato. Secondo me qua scendendo si va verso qualche bossone, sicuro. Però vorrei... Ci sarà anche una zona di salvataggio, no? Che è solo tutto... Anche perché se... Cioè, se muore qua so cazzi, perché si arriva... Praticamente all'inizio del gioco. E mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo. Eccolo. Grande. Miglioriamo le abilità per piacere, perché possiamo migliorare. Allora, questo l'abbiamo sbloccato, quindi possiamo fare l'aumento della probabilità del critico. Sì. Il tuo danno è aumentato del 25% quando sei in aria. Quindi in realtà non è neanche passiva, non è neanche attiva questa. Migliora la concentrazione durante lo scontro, aumenta i danni fisici inflitti del 15% per 15 secondi. Ci sta. Focus, lo attiviamo con la freccia più A. Mi ricordo? No. Aumentiamo il danno di attacco classico. Aumenta la salute. Perfetto, queste iniziali, cioè queste tasto lato ci stanno. A posto. Va bene. Sarei... Sono curioso di provare anche un altro personaggio. Proviamo anche la piccola bisonte. Dai, andiamo con quelli. Vediamo piccola bisonte come... Satapin. Vediamo. Ci sta. Com'è, signori? Vi garba? Siete scesi tantissimi a guardare la live, quindi sicuramente molto meno di Contraband. Questo è poco ma sicuro, però... Pensa bene. Voi dite, chi è rimasto, giustamente, sarà interessato. Tutti gli altri che se ne sono andati, no? Onesto. Che cazzo ha fatto? Ah no, sono stato colpito... Ma mica avevo visto che c'è stava in testa quel coso. Mannaggia la puttana. Non ho visto se c'è la possibilità di vedere a che punto siamo con il livellamento. Quanti punti esperienza dobbiamo fare per arrivare al livello successivo.
E la madonna. Vaffanculo, va. Poi certe meccaniche è un attimo problematico. Perché là, una testata qua, una testata là. È il salto. I am going to lock myself in the amulet. Ma Giovanotto, vattene a fanculo, un attimo, è stato un problema. Meno male che avevamo sbloccato sto coso, se no. Ma poi è figo dal punto di vista stilistico, dal punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, insomma, mi sta piacendo da questi, sotto questi aspetti. La pecca più grande al momento è il fatto dei caricamenti, che però, come detto, è valutabile dal punto di vista delle piattaforme. Se riuscissi. Ok. Era meno difficile. Ma qua ci stanno gli spuntoni, quindi magari li vediamo. Mo vattene. No, ho preso pure quello in faccia. Ok, nuovo livello, bravissima. No! Perché mi è venuto da saltare subito. Porca troia. C'ha meno vita questa? Sai che non ci ho fatto caso? 179. Quella quanto ce n'aveva prima? Meno male che questi non attaccano subito. Le musiche sono molto belle. Ma belle belle. Molto tristi, per carità. Ah, questo non è un muro dove possiamo saltare. No, solo quelli in legno forse. Ah, qua è chiuso. La porta è chiusa. E sti cazzi in ciò metti. E mo? E almeno fammi passare qua, cazzo. Sì, le statistiche sono diverse per tutti i personaggi, senza ombra di dubbio. E là. La puttana di Eva. Ok. La risalita è impossibile, però. Avanti. Da me la mette così. Levate. Mi sono dovuto mangiare la mela perché sennò. No, merda. Comunque ho uno sputo di salute. Che non va bene. Ma direi di tornare alla casa base un attimino. Perché dobbiamo recuperare un po' di salute. Allora, per il momento tra i personaggi, questa vabbè, ancora non l'abbiamo usata abbastanza. Ancora non ho ben capito. No, niente, volevo solamente recuperare salute. Attacco è più basso. Difesa pure non è gran. Ha molto potere magico. Quindi forse non è proprio tra i personaggi che prenderei, Allora. Sto pensando dove possiamo andare. Facciamo che passiamo da qua. Sì, l'attacco e vita sono me le più magica come cosa. Ah, siamo dal. No. Questa pure immagino ci dica chiusa, ok. Merda. No, qua non ci arriviamo. No. Secondo me poi ci sbloccherà un doppio salto per forza. Perché non è possibile. Non arriviamo né al salto di là né al salto qua sotto. Quindi secondo me il doppio salto, arrivati a un certo punto, te lo sbloccherà. Per forza. Perché non potendo andare né là che era alto dove ci vuole il doppio salto, né di qua che ci vuole il doppio salto, ci manca il doppio salto. E va bene, va bene. Va bene così, volevo solo recuperare la salute. Adesso possiamo tornare indietro perché potevamo scendere ancora dall'altro lato, Dall'altro lato, credo, no? Ora rivediamo un attimo la mappa, che non mi ricordo il punto preciso dove siamo in realtà, più che dove dobbiamo andare. Allora, là non si poteva andare, quindi dobbiamo andare a sinistra e poi scendere. E poi da sopra
testa di cazzo. Soprattutto alla cosa si poteva comunque andare. Io questo non ho capito mica come lo facciamo fuori. Vaffanculo. Corri, corri, lascialo perdere. Tanto non abbiamo mica capito. Vediamo qua. Scendi. Ah no, qua c'era solo il tesoro. Bel tesoro del cazzo. E vabbè, allora risaliamo, va. Ah, la cassa ci serviva per... Vabbè, per carità, è abbastanza veloce, ma... Al momento... La shinoba giapponese mi intriga di più. Il primo era un po' lento, sicuramente faceva più danno, ma... questo forse però possiamo fare più attacchi, perché naturalmente è più veloce. Quindi possiamo fare due attacchi nello stesso tempo, quindi magari andiamo a pareggiare la poca gigiosità nella potenza. Qua dritto per dritto potevamo andare. E vediamo dove andiamo a finire. Non abbiamo ancora provato quello americano e tutto là, che probabilmente sarà quello più bilanciato, credo. Boss? Sì. Wait. Un momento, what's che succede? On? Piccola bisonte, aia. E quindi qua non possiamo recuperare la salute. Perché se cadiamo qua non la possiamo recuperare prima di fare la boss fight, credo. Chiedo scusa, il mio caro Kelawaki non è un granchio chiacchierone, ma le sue azioni parlano per lui. Sono Re Chuck, ma Chuck perché fa tipo il Chuck, il magnifico e potente re dei granchi, e grazie alla fantastica e gentilissima Flora ora siamo più grandi e potenti che mai. Le mie chele formicolano al solo pensiero dei tesori con cui Flora ci ricoprirà in segno di gratitudine per avervi sconfitto. Sei completamente posseduto dalla fame d'oro, ti libererò dai tuoi tormenti. Non fatemi ridere, questo sarà il tesoro più comodo che io abbia mai conquistato, vero ragazzo mio? Distruggete questi sciocchi. Sì, allora sicuramente voce spaccherà il culo prima che capiamo come funziona, però va bene. Kabawaki. Ok. Salta. Salta. Arca troia. Noi non possiamo schivare però. Cioè nel senso... no, devo capire. Vediamo quali sono i suoi attacchi, perché... no, però... Ci manca una schivata. Ci manca lo scatto barra schivata. You need to train a bit more. Che cazzo devo allenare un altro po' qua, biondo? Andiamo, proviamo. Una schivata ci sarebbe stata molto bene. Una schivata ci sarebbe stata molto bene. Ma questo è l'unico modo per arrivare qua sopra. Mi dovrei fare tutta sta scarpinata. Porca mignotta. Possibile che non c'era un teletrasporto anche nella parte superiore? No. Ci poteva pure stare. E ci potrebbe anche stare. Mo. Vediamo un attimo, perché sopra c'era il teletrasporto e allo stesso tempo c'era un'altra stanza che proseguiva. Magari da quelle parti ci può stare anche qualcosa di utile. Non lo so, vediamo. Però, come detto, una schivatina, insomma. Perché quello, la schivata sarebbe top. Ma non ce l'abbiamo. Questa potrebbe usare la sua abilità di sguisciata dell'acqua, ma non credo che... Cazzo, se testa di cazzo però, ormai già siamo morti qua. Fanculo. Magna di la mela. Per forza, per forza. Ti devi allontanare dalla, perché non ti posso attaccare così. Ma lancia. Ah, li lancia però. Non avevo capito.
sti cazzi allora. Ah, solo quando è in salto però. Va bene. E vabbè, comunque non ci aiuta con quello, però per, in generale può essere utile. Vabbè, poi riandiamo un attimo sotto, però voglio capire un attimo se sopra c'è qualcosa di interessante a, vicino al teletrasporto. Allora, già se mi salvi il coso del teletrasporto qua, va bene. Che, cioè, se ricicciamo da qua sarebbe meglio che ricicciare da sotto a tutto, eh. È un po' una rottura di coglioni. Grotta del pescatore. Qua però ci allontaniamo troppo. Comunque siamo andati lontani, quindi all'atto pratico non è utile come cosa. Siamo comunque troppo lontani. Vabbè, dai, andiamo dal boss, vediamo. E... però non, cioè comunque non abbiamo il tempo per secondo me per schivarlo. Immagino. Beh, pure il fatto che qua è esploso quello non ha fatto spaccare la cassa, diciamo. Dobbiamo evitare il doppio salto, cioè il salto per... Però è un po' lentini, quindi... Dobbiamo vedere. Uno lo posso evitare con... Ah no, l'abilità di questa in realtà non l'abbiamo vista, era quell'altra che c'aveva il... L'acquetta, diciamo. Vabbè, vediamo. Proviamoci. Insomma. Posso... No, eh? No. No. Ehi, la Madonna. No, vabbè. Ma come cazzo fai a schivarlo? Scusa, non è possibile. Perché stavo cercando di andare, pensavo che stesse per saltare. Vabbè, proviamo pure con l'altro. Ah no, cazzo, con questa l'abilità devo provare. Vabbè, proviamola qua, sti cazzi, giusto per vedere che è. Ok. Proviamo un altro personaggio. Giusto per provarli tutti, dai. Vediamo anche questo che abilità ha. Attacco 25, difesa 28. Potere magico, pure questo potere magico abbastanza. A giapponese era quella che faceva più danni, mi sa, fisici comunque. E qua sorge il problema della schivata. A meno che se mi metto così... Forse una mezza schivata ci esce. Però mi posso mettere sotto a quello mentre sta salta. Cioè io devo attaccare. Mentre lui sta per attaccare mi metto così e... Non lo so. Proviamo. Mi sembra... La Madonna. Mi sembra strana come cosa, però... Potrebbe non essere impossibile. Sì, non è attrezzatissimo questo. No, oddio. 2.15. Per gli altri non è che. Per il momento la giappo secondo me è la più sportiveggiante, eh. No? Secondo me quella con cui mi sono trovato meglio. Poi vabbè, per carità, si fa pratica un po' con tutti. Anche il primo giustamente, il primo impatto che abbiamo avuto è che ci hanno asfaltato male, però mai dire mai, nel senso. Beh, io provo pure qua che comunque accumuliamo.
accumuliamo un po' di robe. Vediamo, vediamo. Iniziamo. Ah, catroia. Forse sì. Se lo fai prima però. No, quando fa così attacca male, proprio de cattiveria. Non è vero. Insomma. Aspetta un attimo, devo capire. No, è troppo lento però. Madonna. Vabbè, usa. Ah, si è impastato là. Ma mi si è bloccato sto salame. Non c'ha la schivatina. Questo probabilmente è più bilanciato. Però facciamo una prova con la Japo Style. L'ultima prova, poi ci salutiamo. L'ultima prova. Abilità, ha sparato con la pistola. Vabbè, lo scattino è uguale per tutti comunque. Vediamo. Comunque è bello sia, sì, no, stilisticamente, le musiche. Ma in realtà anche per dire, questi devi capire un attimino come gestirli, come farli. Allora qua non facciamoci inculare magari. Questa di attacco fisico è quella che c'è di più. Potere magico, così così, difesa magica fa cagare. Però, oppela. Però a noi la difesa magica non ci interessa, gli dobbiamo spaccare il culo. Ma mi curo quando vedo che la boss fight si mette bene. Visto che le cure non sono ricaricabili, non conviene sprecare le poche cure che abbiamo quando la boss fight si sta mettendo male. Cioè, se già ci facciamo colpire un po' da stronzi all'inizio, tanto vale non sprecare le cure, come detto, non ricaricabili per una run andata male, diciamo. Un tentativo andato un po' così. Se vediamo che si sta mettendo bene, conviene, sì, conviene utilizzare un po' le cure, ma... Nuovo livello, dai, così almeno abbiamo anche un po' più di attacco. Anche perché di cure ne abbiamo due. Un panino e una mela. Un po' una barbonata però. Grazie Gin, grazie Gin 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 per i 57 mesozzi. Grazie caro, ben ritrovato. Grazie mille. Vediamo, vediamo. Signori, riproviamo con estrema leggiadria. Non ce l'ha fatta. No, che cazzo fai, devi... Allora vediamo il primo. No vabbè, ormai. Ma perché salta sopra? L'ho messa qua apposta. Ma vabbè, non si fa, non si fa. Non le voglio sprecare perché... Si può, ma non so perché non... quando... forse perché mi accucciavo velocemente e premevo il tasto per fare la camminata e non li prendeva insieme. Perché c'era un po' di differenza. Cioè facevo tatatan e non andava bene. Quindi cerchiamo di metterci in seduti più a lungo. Proviamo, proviamo un'altra volta. Avevo detto che era l'ultimo prima? O quello di prima ancora? Non lo so. Però... diciamo... Questo via, cazzo. Sapito. Un pochino gliel'avevamo tolta. Non ho preso la cura perché ho visto che... perché io facevo così veloce. No, mo stavolta è andata bene. Ma che cazzo è? Quando non deve andare bene, cioè quando non serve... Vedi? Guarda, adesso va. Appena faccio... Tac! Deve essere velocissimo. Tac! Forse facevo prima così e poi quello. No, però se può fare, se può fare. Cioè, devo riuscire a capire se lo faccio bene o no, però.
Perché deve essere una cosa proprio velocissima mentre attacchiamo. Il fatto è che giustamente se attacchi parte la combo e succede un macello. Però vediamo. Vediamo. Il granchio va battuto, però adesso o mai più. Allora, ti lascio stare a te perché ho un altro granchio da abbattere. A te ti lascio. Vai. Abbiamo un altro granchio da abbattere. PD, si fa per scherzare. Beh, no, è l'attacco che ci incula. Devo fare due colpi. Ma se faccio due colpi ci metto una settimana. E mi pia uguale. E la madonna. La devo saltare un po' meglio perché... Capiamo perché non mi ricordo qua. Oh la madonna. Fuori. Mangiate il panino e vattene a fanculo, rincoglionita di merda. No, il panino non se l'è mangiato. No, ho premuto B, non ha. Dio Cristo. L'avevo messo il coma, ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Mo' abbiamo solo il panino. Mannaggia la troia di Eva. Era fatta. Catroia. Era fatta, mannaggia la puttana. Sapim! Ma vattene a fanculo, questi 12 PS punti salute persi ci saranno. Ci costeranno cari. Sì, ma io mo questo lo devo battere granchione. Che ce ne possiamo andare a così senza battere granchione? Beh, penso di sì, perché se non ce la facciamo basta che. È luna. Ma che stai fuori? Domani c'è scuola. Non per noi. Ma ci dobbiamo svegliare uguale, perché le bimbe vanno portate a scuola. Ma sti cazzo dei giochi infognanti non è mica colpa mia. Ho detto vabbè, proviamo una chicchetta così. Basta, moriamo. Ma moriamo con dignità. E quindi possiamo andare a letto comunque sereni. Moriamo con dignità però, Brava, questa non è dignità ma va bene uguale. Fatta pia pure questi, ma... Allora, qua non mi ricordo se fa pure lo sputo o no. Lo faceva lo sputo, vabbè. Arrivo, arrivo dopo. C'è la troia. Dall'altro lato, puttana Eva. No, non riesce a fare. Il sartino quando deve mordarci su. Vaffanculo, va. Vabbè, usa le cure e basta. Sti cazzi. Merda. Vattene. Grazie Kyrios, grazie per i 45. Andava fatto, signori. No, hanno massacrato il mio ragazzo. Non avrete mai il mio tesoro. Oh, vedi? È ottenuto una nuova abilità, il doppio salto. Ok, questa ci voleva quindi per andare anche nelle altre zone. Sapim. Ok, stiamo morendo malissimo. Vorrei... dovrebbe, spero, darci un qualche salvataggio da qualche parte.
Non lo so, ma non stiamo benissimo, quindi... Se eventualmente ci dà un salvataggio qui nei paraggi... Grotta del pescatore... Ah no, questo già c'eravamo arrivati, alla grotta del pescatore, no? Cioè, sì, ma da un'altra strada. Da sotto eravamo riusciti dall'altro lato, non sbaglio. No. No, era soprattutto... però i punti di salvataggio li mette molto lontani l'uno dall'altro, eh. Molto lontani. Quindi come la mettiamo qua? Dove potrebbe stare il punto di salvataggio? Qua la vedo difficile. Eh no, perché per uscire vorrei almeno salvare. Ma comunque non vorrei tornare. Ehi, che bucio di culo. A posto. È lui, no? Sì. Voglio migliorare le mie abilità. Lascia fare. Beh, però vedi, a Giappo Style. Lascia fare. Aumenta la tua difesa di 5. E poi aumenta la tua probabilità di critico. Di nuovo il critico. Aumenta i danni critici. Un sacco di criticità, eh. Allora, diciamo che qua andiamo anche verso l'attacco, però, quindi... 800 e 1000, 1008. E non sblocchiamo questo. Difesa di 5, però insomma. Sai che tocca fa così. Probabilità di critico ci potrebbe stare, ma a sto punto preferisco prima fare questa probabilità di critico, che almeno dopo ci abbiamo subito il fatto dell'attacco. Non sto migliorando l'altra parte, che sarebbe il potere magico, la difesa magica, che in realtà quando uccidi un nemico con un'abilità magica recuperi punti energia. Maggior saggezza è più affilato alla morte. Aumenta la probabilità di critico. Però usando le cose magiche, che è solo il tuffo. Io non lo uso il tuffo. Cioè il tuffo è un colpo solo. Poi se devi ricaricare, credo. Cioè comunque non è. Con una sfera aggiuntiva. Quindi qua abbiamo due attacchi in più. Però comunque mo... Ma famoci i cazzi nostri comunque. Ma hai salvato tipo adesso che abbiamo fatto questa cosa? Vediamo un attimo. Non so se in basso a destra. Ok, ha salvato. Perché penso che sia quella rotellina là. Bene, signori. Io spero che anche questo titolo vi sia garbato. Curse of the Sea Rats. Credo. No, non mi ricordo manco come si chiama. Però ha il suo perché. Dobbiamo andare nel menu principale per vedere il titolo. Perché abbiamo giocato così al volo. Quindi è molto molto intrigante. Abbiamo fatto anche i primi due bossini. Curse of the Sea Rats. Belle musiche, belli personaggi. La storia magari un po' banalotta, però per il momento, nel senso, dobbiamo recuperare quello. Però poi ci saranno magari anche altre cose intriganti dietro. E non so se magari in altra partita me la farò o meno. Però l'idea era quella di farci un one shot, che poi non so se ve l'avrò divisa in due, perché comunque il one shot è andato abbastanza per le lunghe. Grazie Desmomatte, grazie per i 16, grazie di cuore. E ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la live. Quindi ci vediamo alla prossima.